Amici della Lavativo Studios, mi trovo allo stand della Carman e mi trovo in compagnia di Fabio. Buongiorno Fabio. Ciao, buongiorno a tutti. Ormai è un nostro amico della Lavativo Studios e questa volta ci parlerai di simulatori di auto, che tra l'altro li abbiamo alle nostre spalle, lo vediamo e lo sentiamo. Puoi dirci qualche cosa? Sì, siamo a Supercar al secondo anno, eravamo anche a Motodays con un prototipo di allenamento piloti motociclisti. Quest'anno abbiamo tutto lo stand per le auto. Abbiamo portato sia simulatori Gran Turismo che Formula, e quest'anno abbiamo portato anche la macchina top di gamma per allenare i piloti a uso professionale. E questa che vediamo alle nostre spalle? Sì, ha tutta una serie di specificità che consentono al pilota di allenarsi senza la necessità di andare in pista. Di solito quanto si allenano con quei simulatori i piloti? Ma come recentemente si è visto dagli ultimi campionati di Formula 1, e come tutti gli sport, un allenamento dura almeno 2-3 ore al giorno. Poi certamente c'è l'attività fisica, quindi sicuramente si arriva anche a 6-8 ore di allenamento totale nel complesso. Certo, ovviamente. Sta riscuotendo parecchio successo, immagino, sì, quella all'interno della fiera. Sì, sì, noi poi siamo molto amici con l'organizzatore, quindi è stato proprio un favore personale a portare anche una macchina di questo tipo. Prossime iniziative, avete un vostro sito dove vi possiamo trovare? Sì, il sito www.carmansrl.com, pagina Facebook Carman Simulatori. Contestualmente alla giornata di oggi siamo a Imola con il campionato TCR International Series, seguiranno tutte le tappe del campionato con due postazioni Gran Turismo e poi tutta una serie di attività in pista a Cervesina, circuito Tazio Nuvolari, dove faremo le prime giornate driving experience e simulazione, quindi ci si allena al simulatore e poi si va in pista con delle Ferrari o Porsche per scatenare tutta la propria adrenalina. Ok, grazie mille e buona fiera e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi, ciao.